Di Maio a Mosca vede il ministro Lavrov ed annuncia un incontro Draghi-Putin. Ancora tensione tra Russia e Stati Uniti. Bombe nel Donbass, lo conferma l'OSCE, scambio di accuse tra esercito ucraino ed indipendentisti filorussi. Salvini, referendum di tutti, Conte, voteremo no. Letta, Parlamento legiferi su eutanasia, protestano i promotori dei quesiti bocciati. Sacerdozio, Papa Francesco difende il celibato dei preti, un dono che la Chiesa custodisce e aggiunge, servono amici e preghiera. Le mani dell'Andrangheta sul litorale romano per gestire droga e rifiuti, oltre 60 arresti, perquisizioni in comune ad Anzio e Nettuno. La tangente da 7 milioni di lire e l'arresto di Mario Chiesa, 30 anni fa l'inizio di Mani Pulite, l'inchiesta che travolse la Prima Repubblica. Olimpiadi, Federica Brignone conquista il bronzo nella combinata, salgono a 16 le medaglie azzurre. Il numero uno del CONI Malagò, le atlete protagoniste di questi giochi. Oggi il rientro di Sofia Goggia dopo l'impresa. Buongiorno dal TG1, in apertura alla situazione in Ucraina. Mentre il lavoro della diplomazia va avanti, tornano a parlare le armi. Oggi il Premier Draghi è a Bruxelles per il Consiglio europeo sulla crisi, il Ministro Di Maio è a Mosca, ma intanto l'OSCE segnala bombardamenti multipli lungo la linea di contatto del Donbass con scambio di accuse tra esercito ucraino e separatisti. Ma noi andiamo subito sul campo dove c'è la nostra inviata Stefania Battistini. Stefania, com'è la situazione? Qui la situazione è di un continuo intensificarsi di colpi di mortaio. Siamo ad Avdiivka, cuore del Donbass, fronte ucraino. I colpi hanno iniziato ad intensificarsi alle 3 di questa notte. Lo vedete, è proprio là, la linea del fronte, dove c'è quella linea di alberi dista circa un chilometro da qui. Questa mattina li abbiamo proprio sentiti in fasi alterne questi combattimenti che continuano tra i ribelli filorussi e l'esercito regolare ucraino. E si segna segnalano violazioni su oltre 20 città lungo tutta la linea del fronte, sono quasi 250 chilometri. La situazione più grave è a Stanitsa Lugansk, dove un mortaio ha colpito un asilo con i bambini dentro, sono stati immediatamente evacuati, si segnalano due feriti ed è subito partita la danza di accuse incrociate con l'esercito di Kiev che accusa i separatisti filorussi di aver lanciato il mortaio, accuse simmetriche da parte dei ribelli appoggiati da Mosca. Kiev ci bombarda, dicono dobbiamo rispondere al fuoco, accuse subito negate dalla capitale ucraina, ma quello che si respira qui è l'esasperazione, la stanchezza della popolazione in guerra ormai da 8 anni, spesso nel silenzio e senza vedere una luce di speranza. E dal Donbass è tutto, a voi in studio. Il Presidente del Consiglio Draghi è arrivato a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo informale sull'Ucraina. Nel pomeriggio il summit dei leader Europa-Africa, ma andiamo in diretta dal corrispondente Donato Bendicenti. Donati. Buongiorno, un vertice nel vertice convocato dal Presidente del Consiglio europeo Michel con pochissimo anticipo per fare il punto sulla crisi ucraina. Sul tavolo dei leader europei la gestione unitaria di un momento difficilissimo, dalle sanzioni dure da imporre alla Russia in caso di invasione ad una possibile emergenza energetica. Speriamo ancora nella pace, ha detto Ursula von der Leyen stamane, ma per fidarci delle parole dei russi vogliamo vedere i fatti concreti, tangibili, come il ritiro delle truppe. Dopo la sessione straordinaria dedicata all'Ucraina nel pomeriggio, il summit dei capi di Stato e di governo continuerà con la parte dedicata alle relazioni tra Europa e Africa. Qui a Bruxelles è arrivato il Presidente del Consiglio Draghi direttamente da Parigi, dove ieri ha partecipato al summit sul Sahel, ribadendo la necessità di mantenere un presidio nell'area. Intanto continua la preoccupazione della NATO. Stoltenberg, segretario generale, chiudendo i lavori del vertice dei ministri della difesa, ha detto non si vede nessun segno tangibile di de-escalation da parte della Russia. Temiamo che Mosca cerchi un pretesto per attaccare. Linea a voi. L'unica strada per la soluzione della crisi è quella diplomatica, così il ministro degli esteri Di Maio in missione a Mosca. E il titolare della Farnesina conferma che il premier Draghi ha accettato l'invito del presidente Putin a recarsi proprio a Mosca. Allora andiamo in diretta, c'è il corrispondente Mark Innaro. Mark. Anzitutto per darvi conto delle notizie contrastanti dalla frontiera
fra Russia e Ucraina. Per la NATO, come ha detto Bendicenti, nessuna traccia di ritiro delle truppe di Mosca, soltanto un ricambio, se non addirittura un loro rafforzamento. Il Ministero della Difesa russo mostra invece, continua a farlo, convogli militari che tornano alle proprie basi. Il Cremlino dice che per la fine delle esercitazioni servirà ancora tempo e accusa l'Alleanza Atlantica di alimentare un'isteria mediatica antirussa per sabotare anzitutto il gasdotto Nord Stream e anche per armare l'Ucraina e consentirle di attaccare i separatisti del Donbass. Poco fa il presidente bielorusso Lukashenko ha dichiarato la disponibilità del proprio paese ad ospitare armamenti nucleari sul proprio territorio. Intanto, lo vediamo, si è concluso poco fa l'incontro del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio con Sergei Lavrov. Si lavora ad un prossimo incontro di Putin con Mario Draghi. Lavrov ha annunciato che Mosca sta inviando alla Casa Bianca una serie di proposte concrete per un nuovo assetto di sicurezza collettiva europea. L'Italia, ha detto Di Maio, dà la sua completa disponibilità per una soluzione diplomatica e si è parlato anche di possibili nuove sanzioni contro la Russia. Ecco cosa ha detto Di Maio in risposta a una domanda del nostro collega Sergio Paini. Cosa farebbe l'Italia in caso di ulteriori sanzioni contro la Russia? Voglio dire che la posizione dell'Italia in merito alla questione delle sanzioni è nota a tutti. La difesa del diritto internazionale, la salda appartenenza alle strutture europee sono punti fermi della nostra politica estera. Ma voglio dire anche che noi stiamo lavorando tutti insieme per una soluzione diplomatica e una soluzione diplomatica significa evitare qualsiasi tipo di sanzioni. Ed è anche questo il motivo della mia visita. Le truppe russe ai confini ucraini sono aumentate, non diminuite, lo denunciano la NATO e Washington. E poi c'è la telefonata Biden-Scholz, gravi conseguenze in caso d'attacco. Seguiamo il corrispondente da New York, Claudio Pagliara. La Russia continua ad ammassare truppe ai confini dell'Ucraina, lo sostengono il presidente americano Biden e il cancelliere tedesco Scholz al termine di un colloquio telefonico. In caso di attacco, avvertono, le conseguenze per Mosca sarebbero gravi. L'alleggerimento della pressione militare ai confini dell'Ucraina, promesso dal Cremlino, dunque non si è ancora materializzato. Il ritiro parziale delle truppe, mostrato dalla televisione russa, non trova conferma in nessuna capitale occidentale. Secondo gli occhi elettronici dei satelliti spia, sul terreno sta avvenendo l'esatto contrario. Le truppe russe al confine sono aumentate, non diminuite, denuncia il portavoce del Dipartimento di Stato americano. So far, we have not seen any de-escalation. Anche il segretario generale della NATO Stoltenberg non vede segni di de-escalation. Quello messo in scena dal Cremlino è un copione già visto, denuncia. In sostanza, dire una cosa, fare l'esatto opposto. Tensione anche sui cieli del Mediterraneo. Un caccia russo ha intercettato 3 aerei da combattimento statunitensi avvicinandosi ben oltre il normale. Per il Pentagono manovre spericolate del genere rischiano di generare errori di calcolo fatali. È con noi Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buongiorno direttore. Dunque la Russia smobilita a nord ma continua le esercitazioni a sud, mentre nel Donbass, lo abbiamo sentito dalla nostra inviata, si è ripreso a sparare. Gli Stati Uniti e la NATO non credono a Mosca. Secondo lei che cosa può fermare l'escalation a questo punto? Ma siamo in piena guerra di propaganda e quindi bisogna prendere le cose sempre con un grano di sale. Non credo affatto che la pressione russa diminuirà sostanzialmente, perché è in corso comunque un negoziato sotterraneo tra russi, americani ed europei che verte su questioni di sicurezza collettiva che vanno ben oltre il caso ucraino. Non dobbiamo poi dimenticare che in Ucraina era ed è in corso comunque una guerra per ora a bassa intensità nelle regioni del Donbass occupate dai ribelli filorussi e lì potrebbe certamente accendersi di nuovo una certa tensione. Grazie, grazie direttore. La politica adesso con il confronto sui referendum dopo le decisioni della consulta, mentre alla Camera la maggioranza si spacca sul decreto mille proroghe. Ma andiamo in diretta da Montecitorio, ci dice di più Paola Cervelli.
Sì, la maggioranza viene messa alla prova da una serie di temi. La scorsa notte, lo dicevi, si è spaccata diverse volte in commissione qui a Montecitorio, dove si votava il decreto mille proroghe. Per 4 volte sono passati emendamenti a cui il governo aveva dato parere contrario, e in un caso è stato approvato un emendamento proposto da Fratelli d'Italia, quindi dall'opposizione, che riporta il tetto al contante a 2000 euro per il 2022, con i voti anche della Lega e di Forza Italia. Ad agitare le acque ci sono anche i referendum. Partiamo da quelli sulla giustizia, dunque i 5 ammessi, e sentiamo che cosa hanno detto questa mattina Matteo Salvini, leader della Lega, e Mariolina Castellone, capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle. Questo è un patrimonio degli italiani, quindi non sarà un referendum di una parte o di qualcuno contro qualcun altro, sarà un referendum per gli italiani che si inserisce perfettamente nel percorso riformatore di Draghi e del governo Draghi. Perché il Movimento ha deciso di non appoggiare il referendum sulla giustizia? Perché il Movimento ritiene che questi quesiti non migliorino il nostro sistema giudiziario, in particolare non sia il caso di modificare la legge Severino o le misure cautelari. Invece daremo una risposta, perché stiamo lavorando in Parlamento al tema del fine vita, per dare ai cittadini una legge che non è più prorogabile. Intanto protestano i promotori di 2 dei referendum non ammessi, quello sul fine vita e quello sulla cannabis. Marco Cappato accusa e dice è stata una valutazione politica. Sul fine vita oggi qui a Montecitorio si comincia a votare, c'è il testo sul suicidio medicalmente assistito. Il segretario del PD Letta schiera il Partito Democratico su questo tema, dice è doveroso fare una legge su questo tema. Noi ne abbiamo parlato con Alfredo Bazzoli, che è il relatore del testo sul suicidio assistito del Partito Democratico. Sul sì, di quali forze politiche contate per riuscire ad approvare realmente il testo sul fine vita? Ma noi sappiamo che tutte le forze di centro-sinistra sono favorevoli, e anche il centro-destra ha riconosciuto il grande lavoro che abbiamo fatto in commissione per cercare un punto di mediazione. Quindi siamo convinti che non ci sarà ostruzionismo da parte loro e che forse anche qualche voto arriverà. Quindi noi siamo convinti di riuscire ad arrivare all'approvazione della legge. Infine il fronte delle concessioni balneari. Oggi a Montecitorio si vota anche su alcune mozioni su questo tema, tra cui quella di Fratelli d'Italia, che sappiamo è contraria alla riforma del sistema. Ascoltiamo Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia, poi linea allo studio. La nostra mozione, che chiede di sospendere qualsiasi forma di gara e ridiscutere con l'Europa una direttiva che colpisce l'impresa italiana. Torniamo ai referendum sulla giustizia. Noi abbiamo sentito il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, all'intervista di Maria Soave. Presidente Santalucia, qual è il giudizio dell'ANM sulle decisioni della Consulta? E noi prendiamo atto che il referendum, il quesito referendario a maggiore problematicità costituzionale è stato dichiarato inammissibile, quello sulla responsabilità civile. Noi contribuiremo a che i cittadini che saranno chiamati al voto abbiano piena consapevolezza di quelli che sono i contenuti dei quesiti referendari. Nessuno dei quesiti risolve i problemi della giustizia che abbiamo sul tappeto. Sulla separazione delle carriere avete parlato di rischio di isolamento del PM, perché? Un pubblico ministero che non potrà mai passare nella giurisdizione a fare il giudice è un pubblico ministero più isolato, questo è evidente, e quindi un PM non più indebolito ma più rafforzato, e in prospettiva la nostra fortissima preoccupazione è che si porrà un problema di responsabilità politica di questo pubblico ministero. E sulla legge Severino? Sulla legge Severino era uno dei meccanismi di prevenzione della corruzione. Siamo al trentennale di Mani Pulite e invece questo meccanismo di prevenzione rischia di saltare. Vaticano, Papa Francesco torna a difendere il celibato da coloro che chiedono di ammettere i preti sposati. È un dono, ha detto il pontefice, ma necessita di amici e preghiera. Ignazio Ingrao. Il celibato è un dono che la Chiesa Latina custodisce. Papa Francesco difende il valore del celibato dei preti, aprendo i lavori di un simposio in Vaticano. Bergoglio risponde così al sinodo della Chiesa tedesca, che ha chiesto l'ammissione dei sacerdoti sposati. Ma per essere vissuto in maniera sana, spiega il Papa, il celibato ha bisogno di relazioni positive tra i preti. Senza amici e senza preghiera, il celibato può diventare un peso insopportabile. I sacerdoti nel mondo sono circa 410.000, oltre 4.100 in meno rispetto all'anno scorso. Ma non è l'obbligo del celibato la causa della crisi delle vocazioni, dice il Papa. Siate vicini al popolo, raccomanda Bergoglio ai preti, e non professionisti del sacro. Il prefetto della Congregazione per i Vescovi si è rivolto alle vittime di abusi sessuali. Chiediamo perdono e reclamiamo la verità, ha detto il cardinale Ouellet.
Le mani della 'ndrangheta sul litorale laziale, blitz di carabinieri e DDA, oltre 60 misure cautelari. Ci sono state perquisizioni negli uffici comunali di Anzio e Nettuno. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Giulia Serenelli. Giulia. Lo vedete, la gazzella dei carabinieri sotto le bandiere del comune di Anzio, lo dicevate, da questa mattina sono in corso perquisizioni all'interno degli uffici comunali di Anzio e di Nettuno per chi indaga le mani della 'ndrangheta sul litorale laziale, il tentativo delle cosche di colonizzare questo territorio a sud della capitale attraverso il traffico internazionale di droga, ma anche lo smaltimento illecito di rifiuti, come ci racconta Giorgio Specchia. Gli interessi della 'ndrangheta, per chi indaga, sono arrivati fin qui. Negli uffici amministrativi di Anzio e Nettuno, la ricerca di prove sulle attività legate allo smaltimento dei rifiuti. 65 le persone arrestate, 39 in carcere, le altre domiciliari. È notte quando i carabinieri liberano i cani. Nelle case dei principali indagati si cercano armi e droga, perché tanti erano gli interessi del gruppo criminale: spaccio, estorsione e traffico di rifiuti. I carabinieri dello squadrone Cacciatori Calabria, specializzato nella ricerca dei latitanti, entra nell'appartamento di uno dei boss. Tra gli arrestati diversi appartenenti alle famiglie calabresi, nelle loro ville lussuose, il denaro nascosto e cellulari per non essere intercettati. Nomi che fanno paura tanto da imporre silenzio e omertà sul litorale romano. Di più, per la procura di Roma, il gruppo criminale poteva contare sulle informazioni fornite da due carabinieri finite gli arresti. Un metodo che avrebbe consentito alla locale 'ndrina di allungare le mani anche sul settore ittico, sulla panificazione e sul movimento terra. Il bonus psicologico entra nel decreto mille proroghe, un sostegno economico per molte famiglie. In questi due anni di pandemia sono aumentati i disagi, soprattutto tra i più giovani, come ci racconta Maria Delia. Isolamento, fobie e ansia. La pandemia ha acuito il disagio psicologico e non tutti hanno le risorse per curarsi. Ammonta a 600 euro l'anno il bonus, cui si potrà accedere senza distinzione d'età su prescrizione medica. Reddito massimo ISEE fissato in 50.000 euro. 20 milioni fondi stanziati dal governo per il 2022, destinati ad ASLE, consultori, ma anche a sedute private. Il bonus psicologico è un segnale molto importante, perché allinea la politica, le istituzioni, a quello che è un sentimento diffuso dei cittadini. Oltre 300.000 le firme raccolte nel giro di poche settimane in una petizione online per un sostegno nelle cure psicologiche. Chiusure, smart working, didattica a distanza hanno inciso sui nostri stili di vita, con ricadute anche pesanti. Almeno il 31% degli adulti, spiegano gli esperti, vive uno stress psicologico significativo e il fenomeno coinvolge in diverse forme anche i più giovani. Una rottura degli equilibri adattivi precedenti, a volte anche una crisi nelle relazioni, e quindi le persone hanno dovuto modificare il loro rapporto col mondo, il loro rapporto con gli altri. 30 anni fa l'arresto di Mario Chiesa a Milano è l'inizio di Tangentopoli, un'inchiesta giudiziaria che tra luci e ombre ha cambiato il paese. Giovanna Cucè. Una valigetta con 7 milioni di lire, poco più di 3.500 euro, una trappola, un arresto che sembra come tanti in quel mattino di 30 anni fa a Milano. Il presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, in manette. Se io sono la mela marcia, dirà qualche mese dopo, allora vi racconto il resto del cestino. E il cestino è un immenso sistema di finanziamento illecito ai partiti. L'inchiesta a mani pulite, ai volti dei suoi magistrati, il capo Borrelli, poi Di Pietro, D'Ambrosio, Colombo, Davigo. Vai Di Pietro! 4.500 indagati, 1.200 condannati, 1.100 assoluzioni. E mi trovo un Mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito. E invece Tangentopoli sconquassa il pentapartito, sfiora il PC, mentre le bombe della mafia distruggono le strade di Palermo. A Milano si susseguono gli arresti preventivi. Fuori le urla da stadio, dentro celle e case, il dramma dei suicidi, Moroni, Cagliari, Gardini. Una notizia drammatica diffusa dalle agenzie di stampa alle 10.40 di stamane. Il suicidio di Gabriele Cagliari. Il livello politico è quello imprenditoriale. Il processo per la maxi tangente Enimont si apre con un solo imputato, Sergio Cusani. In aula sfilano tutti i segretari di partito, Craxi, La Malfa, Forlani, Altissimo. La maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, non è che una maxi balla. Attacchi ai magistrati, gli ispettori, i procedimenti disciplinari, il pool resiste negli anni più critici. La Prima Repubblica non c'è più. Stanno tirando di tutto.
E lo vedete davanti ad uno dei luoghi simbolo dell'inchiesta Mani Pulite, ovvero il Palazzo di Giustizia di Milano, c'è la nostra inviata Isabella Romano. Sì, Palazzo di Giustizia di Milano, dove a distanza di 30 anni si ritroveranno due dei protagonisti principali della stagione di Mani Pulite, l'ex magistrato Gherardo Colombo e l'imputato simbolo Sergio Cusani. L'occasione sarà alle 15, un convegno organizzato dall'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Tribunale di Milano, poi il carcere di San Vittore, la giornata, le attese lunghe dei cronisti che all'epoca raccontavano Tangentopoli all'Italia si dividevano anche in questi due luoghi. Ci siamo tornati con due di loro, vediamo. Quel 17 febbraio del 92 nessuno di noi poteva immaginare cosa sarebbe poi accaduto. La cronaca mi si disse: ma dai, occupati di questa cosa, tanto nel giro di un paio di mesi finirà tutto. E quei due mesi sono diventati quasi 5 anni. Il Palazzo di Giustizia di Milano diventa una casa per decine di giornalisti, le giornate infinite, l'attesa, gli appostamenti davanti alla stanza dei PM del Pulmani Pulite. Certo, la tensione continua a salire. Dopo tutto accade in diretta TV. Il tutto trova forse una giustificazione in quello che era l'onda emotiva di quel momento e l'opera che stavano facendo quei magistrati. L'episodio che più ti torna in mente pensando a quell'epoca del tuo lavoro e di Tangentopoli? Quello dei suicidi, perché comunque lì ti rendi conto che anche coi tuoi scritti puoi aver provocato un danno. Dal tribunale al carcere di San Vittore. È uno luogo sia della brutalità ma anche dell'umanità, perché le persone finivano in carcere, uscivano da questo portone laterale, bisognava arrivare più o meno in tempo con l'appuntamento. Tangentopoli, sei stato il primo ad usarla. Però l'avevo usata prima, in questo caso era un piccolo funzionario di Milano, era una storia un po' da Paperino, mi venne Paperino, Paperopoli, Tangenti, Tangentopoli. E sul significato politico della stagione di Tangentopoli parlano al TG1 due protagonisti dell'epoca, l'ex presidente della Camera Luciano Violante e l'ex ministro DC Cirino Pomicino. Li ha intervistati Mario De Pizzo. Qual è il significato di Mani Pulite nella storia del nostro paese? È la scoperta di grandi corruzioni che non erano mai state scoperte prima, perché la corruzione era tollerata. La caduta del muro di Berlino produsse la fine del comunismo. E chi pagava nel passato per mantenere in piedi la diga non pagò più perché la diga non serviva più. E si opposero alle richieste di denaro. E quindi sorsero le denunce e sorsero i processi. Comincia allora un conflitto tra magistratura e politica che non si è mai risolto? Sì, il conflitto è in sé, perché la politica detta le regole anche per la magistratura e la magistratura applica le regole anche nei confronti della politica. Di qui il conflitto. Allora il conflitto esplose e tuttora non si è risolto. Ci vuole reciproca responsabilità della magistratura nei confronti della politica e della politica nei confronti della magistratura. Lei parla spesso della necessità di un riconoscimento reciproco tra le forze politiche. Mancò allora come oggi? Questo è un problema italiano. Siamo un paese storicamente molto diviso. Siamo stati un Italia soltanto dal 1860, altri lo sono da secoli e questo produce difficoltà. Ma in Parlamento si sta perché si hanno opinioni diverse, bisogna rispettare le opinioni di tutti. Lei è stato condannato, ha ammesso di aver ricevuto dei soldi per finanziare l'attività politica. Non c'era un altro modo? Assolutamente no, nel senso che la politica ha bisogno di risorse finanziarie. Noi abbiamo avuto la responsabilità di non spiegarlo per bene al Paese. C'è ancora nel nostro paese, ancora oggi, la sensazione che se uno dà un contributo a un parlamentare o a un partito, questo è l'inizio di un atto corruttivo, allora chiunque vuole dare un contributo lo dà sotto il bancio e non in maniera trasparente. Manifestazioni di Coldiretti in tutto il paese per denunciare le difficoltà del settore alle prese con il rincaro delle materie prime a livello internazionale e dell'energia in particolare. Anna Scafuri. Agricoltori in piazza, da Milano a Palermo, con trattori, bandiere e animali al seguito, per denunciare gli effetti del caro bollette sul settore. Da una parte le tensioni internazionali in Ucraina e in Russia fanno lievitare il prezzo di grano e mais.
Dall'altra, il rincaro dell'energia rende sempre più difficile coprire i costi di produzione. Si prenda il caso del latte. Agli allevatori, sostiene Coldiretti, viene pagato appena 38 centesimi, ormai al di sotto del prezzo medio di produzione. Allo stesso tempo, gli imballaggi in alcuni casi ormai arrivano addirittura a costare più del prodotto stesso. Risultato, un agricoltore su tre è costretto a ridurre la produzione di alimenti, mentre per il consumatore il carrello della spesa è sempre più caro. La richiesta al governo, che arriva da Ettore Prandini, presidente Coldiretti, è di sbloccare 2,5 miliardi di fondi già stanziati per il sostegno alle filiere e di facilitare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di stalle e cascine. All'aeroporto di Malpensa è appena atterrata Sofia Goggia, che a Pechino ha conquistato uno straordinario argento a pochi giorni dal grave infortunio. Allora andiamo in diretta, eccola la nostra campionessa con Daniela Cuzzolin-Oberhausen. Ecco, Sofia ci ha regalato delle emozioni incredibili e soprattutto un grande sogno: dopo la caduta, rialzarsi, partecipare alle Olimpiadi e vincere. Vincere no, perché sono arrivata seconda, però ho dato tutto quello che potevo dare per provare a esserci e comunque, nonostante io non sia riuscita ad agguantare l'oro, che è stato alla fine l'elemento che mi ha spinto a dare tutto ciò che avevo e anzi a spingermi oltre forse a quelli che erano i miei limiti e i confini, è stato l'unico elemento che alla fine non sono riuscita ad agguantare fino in fondo, ma è stata un'impresa di un valore per me incommensurabile. E sono molto orgogliosa di quello che sono riuscita a fare da dopo Cortina. È un oro, che è un argento che però vale più dell'oro di Pyeongchang nel 2018. Forse anche il presidente Mattarella ha detto: ho capito i sacrifici e le sofferenze che hai fatto per rialzarti e andarci. Chiaramente l'oro è l'oro e l'argento rimane argento, quindi diciamo il valore oggettivo delle medaglie è insito nel colore delle stesse. Però la storia che c'è dietro a questa incredibile medaglia, tutti la sanno e veramente sto realizzando adesso di essere riuscita a buttarmi giù da una discesa libera con pochissimi giorni di sci e chiaramente non potendo contare su quella forza fisica che da sempre mi contraddistingue e che mi permette di vincere, quindi le condizioni in cui ho gareggiato erano quelle che erano e chiaramente anche le mie condizioni attuali sono quelle che sono, motivo per cui da domani pomeriggio continuerò e riprenderò il percorso riabilitativo iniziato. Oggi incontrerai la tua mamma, Giuliana, il papà Ezio. La cosa più importante in questo abbraccio, che rappresenta un po' l'abbraccio ai genitori che credono nei figli? Ma è l'amore incondizionato che un figlio dovrebbe avere indipendentemente da ciò che riesce a conseguire nella propria vita, e proprio perché si vuole bene a prescindere un figlio, ecco. Draghi ha detto: rappresenti l'Italia, un'Italia che non si arrende mai. Ma sono molto onorata di queste parole e spero sempre di riuscire a incarnare questi valori, e darò il mio meglio per contribuire a dare il meglio dello sci in questo paese. Ecco. Ma noi ti seguiamo, ti seguiremo credo a casa con il sindaco e tutti quelli che sono pronti ad abbracciarti. E con questo, se per te è tutto, io restituirei la linea a Roma. Grazie mille. Parliamo ancora delle Olimpiadi di Pechino, perché Federica Brignone ha conquistato il bronzo nella combinata, salgono così a 16 le medaglie degli azzurri, gli inviati Giuseppe Rizzo e Marco Sanga. La firma sulla 16ª medaglia italiana, Federica la mette nella seconda manche della combinata, super avversarie temibili, complice anche la caduta della super favorita Shiffrin. Alla fine è bronzo, la sua seconda medaglia a Pechino. Ho capito che era successo qualcosa, e non ho guardato, non ho visto, però l'ho capito. Spero di essere stata anche un buon esempio per le più giovani. La riscossa dopo gli alti e bassi dei giorni scorsi, la ricerca di un feeling con la pista. Anche il presidente del CONI Malagole ha telefonato prima della gara con un messaggio da parte di tutto il paese. Dico: scusa Federica, ma sei in gran forma o sbaglio? Dice: sì, sono in gran forma. E dico: guarda, l'Italia ha bisogno di te, abbiamo bisogno per il medagliere, abbiamo bisogno che ci sono ancora due gare. Devo dire la verità, è stata di parola. In tanti lo dicevano: occhio alle ragazze azzurre, pronostico confermato su ogni pista. E per la cerimonia di chiusura il CIO ha scelto Arianna Fontana per rappresentare tutta l'Europa. Sia sotto il profilo dei risultati, però anche sotto il profilo, se tu vuoi, delle cronache, e non solo sportive, non c'è dubbio che
queste ragazze sono oggettivamente protagoniste. Ancora medaglie da vincere in queste strane Olimpiadi nella bolla anti-Covid. Lo sa bene il presidente del CONI, guarito da poco. Invito tutti a fare questa riflessione. Se non fossimo in un contesto così strano, c'era un altissimo rischio che le Olimpiadi non ci sarebbero state. Ed è tutto, io vi ricordo il prossimo appuntamento con il TG1 alle 16:45. A tutti voi una buona giornata.